Signori, l'ora è tarda, ma la voglia di giocare è tanta. Quindi cominciamo con il primo episodio del DLC Isola dell'Armatura per Pokémon Scudo. Abbiamo appena ottenuto il pass armatura e possiamo lanciarci in una nuova avventura ricca di Pokémon rari da catturare e con cui crescere. Grazie. Oh, quello è un pass armatura! Allora puoi viaggiare fino all'isola dell'armatura. Dove desideri recarti oggi? Ovviamente questo NPC è stato programmato, secondo me, anche per raggiungere l'anda della corona innevata. E quindi ci dà sempre dove desideri recarti oggi, perché possiamo andare solo all'isola dell'armatura, però l'hanno programmato anche sicuramente per il prossimo DLC, il che è comprensibilissimo, ti risparmi ore di lavoro. Oh, che bello. Ah. Attenzione però, sono piuttosto curioso di vedere un attimino lì fuori. Qualcosa mi dice che è la prima volta che visiti l'isola dell'armatura. Da che l'hai capito? Io sono qui per studiare i Pokémon nel loro ambiente naturale. Voglio farti un regalo. Per permetterti di registrare i Pokémon di quest'isola, aggiornerò il tuo Pokédex. Ah, il Pokédex Rotom qui mi piace molto e non è petulante, come in Sole e Luna. Quando avrai catturato qualche Pokémon, torna da me e mostrami il Pokédex. Qualche Pokémon? Ah, niente, non mi fa neanche uscire. Se provassi a uscire dalla parete, probabilmente non ci sarebbe il trigger del... appunto, del dialogo. Comunque... usciamo, attenzione. Chi è questo, mo? Avevo in programma di entrare a far parte del dojo di quest'isola a partire da oggi. Ma c'è una persona stramba davanti alla stazione che entra a c'è passaggio. Ah, è quello con le Pokéball in testa? Vi si vede l'ombra, eccolo. Senti, però con questa inquadratura preferirei avere la tipa che sta su scudo, no? Sei tu, vero? Il viaggiatore che mi hanno incaricato di venire a prendere? Sei arrivato secondo l'orario concordato. Le 9:30 di sera, probabilmente. Un atteggiamento ammirevole. Per caso abbiamo già avuto il piacere di incontrarci? Non sono per così diverso da uno Slowpoke con amnesia. Io sono Savory, sono anch'io al dojo, come te, ma ho indubbiamente più esperienza di te. Mi riferisco al dojo master. Da oggi entrerai a farne parte anche tu, giusto? Guarda, facciamo domani che almeno faccio una nottata di riposo. Cos'è successo? Che sorprendente incapacità di comprendere. Peggio di un volo smarrito. Non mi resta che mostrarvi come funzionano le cose qui, da persona elegant quale sono. Che dici di approfondire la nostra conoscenza dando prova delle nostre abilità? Attenderò qui fuori finché non avrai ultimati preparativi. Ok, è incavolato nero. Mostrerò questo novellino che gliene deve valere di più. Probabilmente il level cap di questo tipo è quello che... abbiamo noi col Pokémon più forte. Wow. Ma di notte ci sono tutte queste zone attive. Wow, quello è forte. Quello con le nuvolette intorno. La tua prima esperienza qui sull'isola dell'armatura? Suppongo che vorresti curiosare girovagando qui intorno. Ma per il momento, mostrami di cosa sei capace. In qualità di seguace del Dojo Master più esperto, verificherò la tua forza grazie al mio extrasenso. Mi raccomando, abbi un po' di riguardo. È bipolare. Parte la sfida di Savory. Abra. Livello 50 almeno, spero. Perché è un po'... Prendi appunti, ora ti mostrerò cos'è la forza assoluta. 60, nulla di che. Palla infuocata e tanti cari saluti. Haha! Ronaldinho! Oddio, Baggio più che Ronaldinho. Cavolo, abbiamo gli italiani che sono forti.
Sì, il team non è molto diverso da quello che avevo la scorsa volta. Non metterò neanche la grafica, non penso che serva. Come può essere che mi sia rimasto solo un Pokémon? Cosa? Ma hai 6 sfere che ti girano in testa? Slowpoke al 60, Slowpoke è acqua veleno? Ma... ah no, non è acqua, è psico veleno, non lo so, psico veleno. Vai, sdoppiatore. Ho la banda scelta, è vero. Ho la banda scelta. Vabbè. Sì, vabbè, aumenta del 50% la potenza di attacco, quindi... ci vuole. Però visto che è normale, non devo neanche effettuare un cambio. Apollo 81, complimenti. La tua forza mi ha lasciato in stato di psico shock. Senti, già mi stai sulle scatole. Diamoci una mossa, magari, eh? Devo portarmelo in giro per tutto il gioco. Voi che già sicuramente avete finito il DLC, devo portarmelo in giro per tutto il resto dell'avventura? Aspetta, ma... scusami un momento. Impossibile. Anzi, impossibile. Mamma mia. Che raggiro ha usato? Se è importante come lui fa la sua comparsa al dojo, sarà una sciagura per il mio status. Vorrei allontanarlo, ma mi è stato espressamente chiesto di fargli da scorta. Ahem. Hai un talento notevole. Sei riuscito a farmi usare persino il 3% della mia forza. Ah, ma questo è come Shaggy, allora. Tuttavia, il nostro è un dojo di prim'ordine, dove si è allenato persino il campione Dandel. Temo che a livello attuale tu possa incontrare qualche difficoltà. Dunque, sentiti libero di ignorare il dojo master che si erge laggiù e limitati a fare un giro turistico prima di tornartene da dove sei venuto. In compenso puoi avere questo bel regalo. Tessera chic, grazie. Molto interessante. Amplia la scelta delle acconciature disponibili. Ah, per farmi l'acconciatura tipo apprendista del dojo. Potrei puntare a un elegant look come il mio. Detto ciò, addio tizio che non incontrerò mai più. Teletrasporto! Quello di Goku? Sì, mi girerò un po' il posto. È interessante. Abbiamo degli Slowpoke che già ce l'ho. Anzi, a dire il vero, l'ho preso prima di iniziare a registrare perché non l'avevo mai preso qui su scudo. Ma solo su spada. Abbiamo delle bacche. Jigglypuff! Cos'è questo? Ah, Baneri, ok. Non capivo. C'è qualcosa che luccica. Pezzo stella. Wow. Non posso usare la B. Ah, sì. Perché non me l'ha messa... non la metteva in automatico la bici? Vabbè, sono sbagliato. Bene, bene. Vediamo un po' di raggiungere questa porzione qui. E poi penso che andrò al dojo, perché non penso che io debba per forza. Sharpedo! Wow, ma Rotom? Wow! Ciao, belletto. Ciao. Ehi. Ehi, tu, ehi. Beh, ti prendo di sorpresa io. Rotom ventilatore. Faigo, molto faigo. Quanto, che livello sta? 60. Ciao ciao. Addio. Me ne vado. Oh ragazzi, sono contentissimo di poter giocare il DLC. Però sicuramente non potremo andare più di un certo punto. Anche se vedo che... ok, no, nulla. Anche se vedo che... mio Dio, Sharpedo fa paura. Ste Sharpedo, aiuto! Ah, è veloce! Più veloce di me! Lì c'è cioè, il jet propulsore dalla schiena. Non potevo dire da un'altra parte, sennò ti bannano. Dunque, riprendiamo il giretto turistico e andiamo... no, la velocità massima. Perfetto. Andiamo qui, che c'è un punto per le lotte Dynamax. Revitalizzante Maxi, ottimo. Toxic Sfera I. Bene. No, molto interessante, raga. Io sono curiosissimo di girare un attimino a vedere quanto è esplorabile. Perché è quello alla fine che ci interessa. 2000 watt e abbiamo Cubon. No, Marowak, perché ha le punte. Ha testa a punta. 5 stelle è un po' di... ma quello è il dojo. Quello è la torre...
quella per prendere Urshifu. Io, beh, si vedeva nei trailer, non è che è una cosa nuova. Ah, Jellicent, mamma mia che fatica per catturare Jellicent nella run su spada. Non usciva mai. E ora qui invece proprio te lo sbattono davanti. Che fregatura. Allora, di là c'è l'altra torre. Ma se io invece andassi direttamente prima alla torre? Dite che non mi fanno andare? Probabile. Wingull che gira a 90 gradi. Cavoli, è grande come posto, eh. È davvero grande. Quindi qui diventa acqualotta Urshifu, mi pare. E di là buiolotta. Io appena ho visto che c'era acqualotta ho detto ok, acqualotta sarà quello che sceglierò. Ed infatti sceglierò lui perché acqualotta è davvero un bel typing. Dunque, vediamo qui cosa c'è. Questo primo episodio, raga, esploriamo solo. Ma... oddio, che fastidio. Telecamera di Super Mario 64 proprio. Ed era anche meglio quella. Il che è tutto un dire. Abbiamo dei selvatici, abbiamo... cosa sono? Ma cos'è? Oh va! Squovet del cavolo! Mi ha fatto prendere un colpo. Mi sembrava un Pokémon mai visto. Come può essere un Pokémon mai visto? Chansey! Chansey! Là c'è un altro albero di bacche. No, me ne vado e voglio andare alla torre per Urshifu. Magari non mi fanno neanche entrare perché non ho Cubfu, tantomeno... Anzi, penso che Cubfu serva proprio per poter fare le lotte. Per farti entrare e ti fanno fare le lotte con lui. Molto probabilmente. Mi sta ancora inseguendo quello sciarpito? Sì, cavolo. È ostinato, eh. È ostinato, ora... Era ostinato. Come ho raggiunto la spiaggia è scomparso. Va bene. Abbiamo delle sfere. Una taina. Idrobreccia. Forte idrobreccia. Bellissimo attacco. Allora. Qui. Ecco, vediamo un po' che ci dice. Questa è la torre acqua. Purtroppo non sei ancora pronto per affrontare la torre. Torna quando avrai le carte in regola. Cattivo! Ah, ma è collegata da un lembo di terra, Stario. E quante? Che cose? Sono collegate da un lembo di terra? Vediamo un po' che raid c'è qui. Abbiamo Golduck, non male. Non male. Dedenne. Bello Dedenne. Lopunny. A spogliare lista. No, dicevo. Abbiamo dei Cramorant che per trovarlo pure Cramorant le ore ci ho messo. Sì, di là ho visto la sfera ma... Non so, sì, posso prenderla facilmente. Ottimo. Lo spawn, per favore! Quanto spawnano i Pokémon qui? È esagerato. DT26, poi sono le macchine non neanche tecniche. DT, quelle che una volta che le ha usate sono finite. Perché hanno reso le MT indistruttibili, per fortuna. Non so come gli è venuta in mente questa grande genialata. Hanno finalmente rimosso le MN, nonostante abbiano lasciato comunque sia le loro mosse, ecco, aggiunte con le MN come taglio, spaccarocce e quant'altro. Dunque, no, devo andare qua sopra. Cerco di raccogliere più informazioni possibili e intanto giro l'isola. Anche se in realtà non c'è nessuno per strada, quindi non raccolgo informazioni ma oggetti. Perché tanto o lo faccio offline o lo faccio... Anche lo faccio off screen, raga, dovrei comunque farlo, quindi preferisco farlo con voi e raccontarvi insomma un po' le mie prime impressioni. Tra l'altro, anche su Instagram vi ho detto che ho visto il direct di 11 minuti, quanto è durato.
Però ecco, non mi ha detto nulla. A parte Pokémon Snap, ma Bosco concentrazione. Com'è cambiata l'atmosfera? Wow, bello. Forse ci dovremmo venire poi con Cub Fu ad allenarci, perché beh, Bosco concentrazione. I lottatori si concentrano molto prima di una sfida. Ghicocca bianca, sì, è vero! Avevo letto delle ghicocche. Qui come si scende? Ah, da là, beh. Oh, wow, cavoli. Vedo un sacco di roba luccicante, ma non la prendo tutta perché non... Pikachu, ovviamente. Non la prendo tutta perché non penso che serva. Invece voglio andare qui. Ma questa Pokéball, perché non l'ho presa? Qui che abbiamo? Golduck ancora. Ok. Ok, Scolipede. Bah. Boh, torniamo di qua. Disfoguscio. Ragazzi, Disfoguscio l'ho vista giocata in VGC. È stata una paraculata. Vediamo Tangela, di là che si collega. Qui, niente, qui ci buttiamo in mare, nel fiumiciattolo. Vediamo un po' che c'è di qua. Magari si ricollega poi alla piana addestramento, ecco. Scyther che vola è bellissimo, cavolo. Scyther che vola è bellissimo. Herdier, Heracross, mamma mia. Heracross. Allora, Scyther che vola è bello da vedere, ma farebbe molta paura. Confezione di carburante, quindi di più? La confezione ce n'ha più di uno, no? Cammino sfida. Cos'è successo qui? Vediamo un po', pietra dura, ottimo. Mamma mia. Scaramori, Lycanroc! Vabbè, io no, io sono in estasi. Scaramori è impazzito! Però almeno non fai giri di 90 gradi, sembra. Sembra che giri proprio come dovrebbe girare in teoria. Un po' un uccello normale. Oh, che bello. Guarda che scorci, che paesaggio. Il mare molto calmo. Qui sotto ci si può andare, credo. Ah, quindi qui è per l'altro tipo di Urshifu. Anche qui delle Pokéball. Un paio di occhialini neri. Ok, e anche una DT95. Ok, andiamo ora invece al dojo. Guarda Wailord quanto è grande! Guarda quel Wailord! Quanto bello! No, io vorrei che... Guarda, se fosse di giorno sarebbe una figata assurda giocare, perché almeno vedrei bene tutta la rifrazione delle luci. Wow! Che bello! Oh, io quanto era grosso! Oh, si sviluppa. Lucosa livello 80! Che level cap hanno qui i Pokémon? Aiuto! Cavoli! Che bello però, raga! Oh, io sono contentissimo, sono in estasi. Signorina, lei che fa qui da sola? Vengo da un'altra regione e sono alla ricerca di Pokémon di Galar. Uno Zigzagoon di Galar. Ti do uno Zigzagoon della mia regione. Ah, questa non è la prima allora che trovo. C'era anche un tizio che tirava Mr. Mime a Spikeville in cambio di un Mr. Mime di Galar. Tirava Mr. Mime classico. Comunque, andiamo fra un attimo, perché vedo roba lì. Ah, Confei. Andiamo un attimino a prendere questo incontro selvatico con Jigglypuff. E poi prendiamo la Pokéball e andiamo al dojo. Poi penso che concluderò il video, perché raga, è assurdo quello che c'è qui. Tanta roba, tantissima roba da vedere, io sono estasiato. È come quando scoprì come girare tutto quanto il Settipelago in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia.
quando scoprì che bisognava fare il taglio in un certo punto del gioco, perché non avevo il libretto, ovviamente si buttava tutto una volta tranne la schedina. Diglett probabilmente. Sì, infatti. Ah, Diglett, ecco dove eri finito. Sì. Ah, piccola peste, mi ha fatto preoccupare. Vabbè. Grazie per aver trovato il mio Diglett. Ma non potevo neanche passare. Viene da Alola? Oh, non mi sarei mai aspettato di trovare qui qualcuno che sapesse da dove viene. È proprio come hai detto tu. Questo è un Diglett di Alola. Sono un grande allenatore io. Mentre ero in viaggio in quella regione sono stato rapito dal fascino di quei tre peletti. I Tarzanelli, probabilmente parla. Ne ho catturati un sacco. Ma dopo essere tornato qui, mi sono distratto un attimo e sono spariti tutti. Non dirmi che devo aiutarti a trovarli. Comunque tu sei riuscito a trovare un Diglett nascosto sottoterra. Ci vuole talento per fare una cosa del genere. Emerge... Oh mio Dio, no. Potresti aiutarmi a trovare anche gli altri Diglett? Va bene. Ne mancano ancora 150. No. Vi prego, battuti sulla prima agenda, no. Se li trovi, di loro di tornare a casa. Io che ho girato tutto quanto, tutta quanta l'isola, trovo i Diglett. Va bene, uno è qui. Ciao. Diglett. Trio. Ah, ci sono... Abra, mi sembrava... È mago. Ah, ecco. È mago Abra, sì, in effetti. No, non mi metterò a cercare Diglett, piuttosto è ora di andare al dojo. Ma che bella la tua bicicletta, se vuoi posso personalizzarla un po'. Grazie. Personalizzala. La vorrei bianca sfavillante. Ah, ok, ho aumentato la ricarica del turbo. Non male davvero. Andiamo un po'. Ah, ma qui c'è proprio tutto un altro mondo. Yes. Allora no, non posso andare al dojo. Voglio andare a vedere cos'è quella fonte di energia. Senti qua che romba. Come romba. Come romba la bici. Oh, già ricaricata. Wow. Poi che scia che lascia. Ok, qua c'è il tizio di prima, Savory. Spero che la tipa su spada non sia maledetta come lui. Oh, quindi un nuovo allievo se n'è andato? Così sembrerebbe. Io tuttavia gli ho fatto da scorta in modo impeccabile. È svanito improvvisamente dopo la nostra sfida. Che peccato. Io che pensavo che la nostra famiglia si sarebbe allargata. Oh, lei è davvero sconcertata. Oh. Beh, paura, eh? Per caso sei tu il nuovo allenatore che oggi doveva entrare a far parte del dojo? Prego? Oh, sì, lui, precisamente. È sparito così all'improvviso che ho pensato avesse usato teletrasporto. Tuttavia incontrarti di nuovo mi riempie il cuore di gioia. E sono molto felice di conoscerti. Ricordami un attimo il tuo nome. Mi chiamo Link. Giusto, Link. Ora che ci penso però... Mi sembra che il nome fosse diverso. Ma, dettagli. Tu come ti chiami? Tania. Sono la responsabile del Dojo Master. Chiamami pure Mrs. Dojo. Ma perché qui? Why? Le mie divinazioni non ha colto nel segno? Di questo passo la mia innocente bugia verrà scoperta. Ormai immagino tu lo sappia già, ma questo ragazzo un po' eccentrico è Savory. Si sta allenando qui da lei per diventare capo palestra. Verrete di andare d'accordo, mi raccomando. Sarà un piacere averti qui. Oh, cielo, perdonami. Non avevo intenzione di trattenerti qua fuori così a lungo, dopo tutta la strada che hai fatto. Anche perché l'ora è tarda, signorina. Prego, entra pure. E non ballerà il disordine. Aspetta, ma è Mrs., quindi è sposata? Se riveli a Mrs. Dodge la conversazione che abbiamo avuto in stazione, preparati a subirne le conseguenze. Io me la rido, tutto tranquillo lì. Chi se ne frega tanto? Ma... Cosa? Cos'era quell'ombra? Va bene.
Entriamo al dojo. Però c'è una Pokéball. Qui. Ma queste casse così grandi a cosa servono? Ci dovete portare le persone dentro? Una pepita, ok, carriole. E una MT. No, DT64, le MT qui non si trovano ovviamente. A meno che non ne abbiano aggiunte di nuove. Non si trovano perché le abbiamo tutte trovate nel in-game durante la storia o post-storia. Ma nella classica Galar, insomma. Non, nei DLC non possono metterle assolutamente, sarebbe scorretto. Ho aperto le porte con una veemenza. Oh, siamo tanti, eh. Chissà se c'è qualche hint sul prossimo gioco Pokémon. Ci sono molti quadri dei primi 151, già ho visto. Però, se fosse un altro remake... no. Cioè, a me non dispiacerebbe, sono un fag di Kanto, ma della regione, non del primo gioco in particolare. Ragazzi, un attimo di attenzione, voglio presentarvi il nuovo arrivato. Lui è Link, da oggi si allenerà insieme a voi, quindi trattatelo bene. Hoss, benvenuto! Sono tutti allievi seri e diligenti. C'è un soggetto che non risulta nella lista degli allievi. Oh, è raro vederti accogliere qualcuno. Lui è Hyde, il mio unico figlio. Mr. Hyde? Sei tu l'anomalia? Tieni, prova a usare questo. Esperienza amuleto. No! Non serve! Potrebbe, ma non credo, cioè, oramai tutti quanti hanno un team a livello 100. Se chi ha continuato a giocare ha un team a livello 100 sicuro. Io ho giocato pochissimo, ho fatto qualche raid, Dyna, ho preso qualche giga. All'interno c'è una tecnologia di mia invenzione, evita di aprirlo, non voglio che lo rompi, ok? 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 Hyde è proprio un bambino di cui andar fieri, è in grado di costruire vari marchi ingegni con le sue abili manine. Evito battute dei Griffin. Quell'uomo affascinante laggiù invece è mio marito, il maestro del Dojo Master. Ma questo, cioè, allora, avrà 90 anni suonati. Yo ciccio, io sono un Mustard. Con i Pokémon sono super sgravato. Grevzi, bella lì. Che cosa? Bella lì. Vedo che ci intendiamo. Top. Spicy. In genere è un'aria un po' rimbambita. Va bene. Ma quando fa sul serio è un fenomeno. Allora il resto pensaci tu, darling. No. Yay! Intanto voglio vedere come te la cavi. Quindi iniziamo con una bella lotta, ok? Quando sei pronto, batti un colpo. No, ho paura, voglio andare via, aiuto! Ma come fa ad avere un figlio? È vecchio! Cioè, vecchio per avere figli! Ciao! Ah, ok, è una specie di camerino. Quanta roba! Ecco fatto, ora dovrebbe essere pronto. Non resta che premere l'interruttore e... non funzionerà. Cramobau! Vediamo un po' che combina sto coso. Ah, non si è attivato. Non ha abbastanza energie. A quanto pare i watt non bastano. Amico mio, delle palle con cui giocano i Pokémon. Ma quanti premi ha questo bimbo? Va, un televisore 50 pollici, ma neanche io ce l'ho 50 pollici. Vabbè, andiamo a fare. Ci parlerò dopo con lui. Zi, io, t'a posto con i preparativi? È romano lui. Una biretta? Ce la facciamo una biretta? Top, allora andiamoci dentro. Fammi vedere di che pastina sei fatta. Pastina? Eh? Ti mangi le pastine a cena? Parte la sfida di Mustard, maestro del dojo. Vorrei vederlo doppiato, o meglio, parlare in altre lingue se
È scritto tipo in americano, no? Tutto quanto abbreviato. Mi aspetto una lotta fuori di testa. Scusa? Ok, bruciapelo, va bene. Per carità. Però lo sfondo non è per niente quello dove ci troviamo ora. È tutt'altro. Perché questa scelta di design? Il prossimo è Shinx. Senti che tremarella ora che mi hai messo alle strette. Vabbè. Repotenza. Che tu sia maledetto, Master. Però vabbè. Con band scelta sto pari. Ci vado pari, diciamo. E finito anche Shinx. Molto molto facile. Ok. È superato le mie aspettative. Va bene. Grazie. Cos'è? Tutti quanti sorpresi perché l'ho battuto. Era debole. Ma è steso, sei forte, ciccio. Il nuovo arrivato ha vinto. Ok, il maestro non stava facendo sul serio, ma è comunque incredibile. Chi caspita è? Tutto frega. Da come notti si capisce che ci tiene te Pokémon. Anche fossi capitato qui per sbaglio, se c'è voglia di imparare. Il Dojo Master ti accoglierà a braccia aperte. Bella lì, allora diamoci dentro per diventare sempre più forti, ciccio. E insomma, becca di strani forme dojo. Grazie, me la metterò con piacere. Mi cambio davanti a tutti? Sì, a quanto pare. La sacca, bella la sacca. Comodo? Quanto pare. Con sti vestiti addosso anche tu fai parte del Dojo Master a tutti gli effetti, ciccio. Ah, novellino. Quando vuoi cambiarti o riposarti puoi usare quella stanza. Sì, me ne ero accorto, grazie della dritta. Bella lì. Tranquillo. Con l'arrivo di Link abbiamo raggiunto il numero massimo di allievi. Quindi ora vi assegnerò 3 prove. 3 prove? Il dojo aveva il numero massimo di allievi? A chi completa tutte e 3 le prove conferirò l'armatura occulta del dojo, che garantisce la vittoria a chiunque ne sia in possesso. Beh, con l'abilità rotta di Urshifu direi di sì. L'armatura occulta la voglio a tutti i costi! Top! Allora, intanto vi spiego la prima prova. Maestro, mi scusi, ma a me non è stato ancora assegnato l'uniforme dojo. Perché? Lui sì, a me no, è ingiusto. Pretendo anch'io quegli indumenti. Ah, sì? Sorry. Beh, comunque ne ho ancora una, quindi to. Recriminare a volte è necessario. In posizione delle mani. Ma era Slowpoke. Ah, che cosa è stato? Non c'è! La mia uniforme dojo è svanita nel nulla! Se la sta mangiando Slowpoke a quanto pare. Poke! Che velocità pazzesca! Sono stati quegli Slowpoke? È la prima volta che ne vedo di così veloci. Ma scalzoni! Saranno esperti dell'arte del raggiro? Prendetemi la mia uniforme dojo! Slowpoke? Gliela diamo? Ma io direi di no, mi pare un po' di bobo strano quella, Scappano. Ehi, vi ordino di fermarvi! Forse li ho fatti uscire dalla Pokéball troppo presto. Maestro, cosa sta succedendo? È proprio questa la prima prova. Dovete raggiungere quei 3 velocissimi Slowpoke che ho allenato io stesso e poi sconfiggerli. E ormai che ci siete, recuperate anche l'uniforme dojo di Savory. Al lavoro su! Bella lì! Oh, maestro, lei è... tremendo. Ma c'è un Poliwrath lì enorme. Attenzione. Tutti pronti? Aiuto! Ma io no. Sono l'ultimo a partire. Va bene. Direi che questo primo episodio può terminare qui. E no, mi tengo questi vestiti, grazie. Ci vediamo dunque domani con la seconda parte dell'isola dell'armatura. Intanto usciamo. Vediamo insomma dove si sono diretti quegli Slowpoke. Per farci un'idea. Dai, su. Dove vai? Ok, verso di là. Bene, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye!